Oh Cruciani, sei una merda, sono al casinò, si sentiva solo. Poveri cazzo, alla cassa! Cioè, hai distrutto un paese. Caro David, è proprio così. Ogni tanto la gente mi ferma per strada e mi chiede: ma Crucia, ma sei in gaina? Io ho detto, scusa, ma ti pare normale che mi chiedi questa cosa, se sono in gaina o no? Oppure no, mi è fanno terribile, poveri, capita anche poveri, a me, terribile. Così, poveri, ho capito. Sì, oppure, è terribile. Oppure l'altro, com'è il tuo, alla tua intro, alle storie... Attenzione, please. Attenzione, please. Chi è questo? Attenzione, please. Sono io, Parenzo. Filippo Champagne. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Eccoci qui. C'è anche, ovviamente, Nevio Lo Stirato. Buonasera. Buonasera. Salve, Parenzo. Povero. Ma i due vanno... Ma povero perché? Poi sicuro c'è la pezza al culo. Ho perso tutto e poi povero sarei io. No, aspetta, Nevio. L'abbiamo già spiegato... Mister Parenzo, te lo rispiego per l'ennesima volta. Mister. I poveri che intendiamo io e Nevio sono i milionari come te, come che te non che spendono non un euro. Semplice, però posso dirti una cosa: non vorrei smentire. Ma io questa... ho quattro figli. Io, peraltro, sono milionario per niente. Ho quattro figli, devo mandare nelle devo mandarli a scuola. Hanno le loro, il corso d'inglese. Fagli le condoglianze. Il tennis. Scusa, Filippo, comunque, qui non c'è il tempo di stare in gaina. Questo volevo dire, non c'è nessun tempo di stare in gaina. Ieri ho preso una storta, ho preso una storta in discoteca pazzesca. Ecco, spiegami. Sono arrivato a casa che non connettevo più, non mi ricordavo neanche come mi chiamo. Pensa te che roba, Parenzo. Cioè, quanto hai bevuto? Beh, non è bello. Ieri sono andato in discoteca, ho preso 15 Don Perignon. 15. Ma non puoi aver bevuto 15 Don Perignon. Non da solo, eravamo in 5-6 con ragazze, amici. 15 Don Perignon. 15. Dunque, più o meno quanti hai fatto? 2 litri da solo te li sei fatti, 2 litri. Ma di più, poi ho bevuto anche la tequila, di più, molto di più. Tequila e Don Perignon. Questo è abbinamento perfetto, no, champagne, per sballarmi. Mi fa un dispiacere. E sei tornato a casa in che condizioni? No, sono ha guidato un ragazzo che non ha bevuto. Vabbè. Perché io sto sempre attento. Sono andato a casa che veramente non, a parte che il tragitto dalla discoteca a casa mia, non mi ricordo niente. Nulla. E queste sono belle cose, nulla. Niente. Vuoto di memoria. Non è bello, è terribile. Cose. Non è bello. Devo dire che, no, vuol dire che mi sono sballato bene. Ero bello fera. Però non è una cosa che. Ma come di faceva a lavorare la mattina, però? Ma chi lavora? Ma chi lavora io? Ma dai, l'ho già spiegato l'altra volta. Io non lavoro. Mister. Sì, e a che ora si è svegliato? Mister. Che nervoso. Oggi mi sono svegliato alle 2:30. Alle 2:30. Alle 2:30 del pomeriggio. Stavo come i pazzi. Come mai? Troppo presto, 2:30. Mi sono svegliato e quando esagero a bere non riesco. Però scusi, che cosa ha preso per recuperare? Cosa fa per recuperare da queste serate? Niente, qua? Acqua naturale. Oggi ho dovuto fare uno strappo alla regola, ho preso un Aulin perché ero in condizioni pietose. Allora, vi leggo quello che è uscito sul quotidiano Libero, è molto incazzato il dottor Champagne. Certo, adesso poi ci dirà perché. Certo. Il titolo era questo: Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne fanno impazzire David Parenzo. Reportage sul quotidiano Libero. Sul quotidiano Libero. Dove è scritto? David Parenzo, David Parenzo, da qualche giorno fa. David Parenzo li considera pessimi esempi. E basterebbe dettaglio per simpatizzare con loro. I giovani li amano, non perdono una puntata della Zanzara da quando i due strani tizi hanno fatto la prima ospitata sfoderando un arsenale politicamente scorretto, a suo modo travolgenti. I nuovi antieroi della trasmissione sono gli ormai famigerati Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne. Il primo è un ex ludopatico pieno di debiti che lui dice finiti in prescrizione, giusto? È regolare. Sì, è regolare, 65 è anni, regolare, che vive di espedienti e spopola su TikTok. In realtà qua bisogna correggere, perché lei, ripetiamolo, ha un lavoro fisso. È per forza. Ha un mestiere fisso, no? Sì, per forza. Lavoro, cioè. Faccio corriere. Sì, ma lei è dipendente? È dipendente, per forza. Cioè lei è dipendente di un'azienda in questo momento? Sì, dipendente. Cioè l'Italia è un paese meraviglioso, lei è uno stirato? Dipendente. Dipendente di un'azienda. E quanto prende al mese? Si gioca tutto lo stipendio. Quanto prendo? Cosa? Al mese, quanto prende? Lo stipendio. Quanto prendo? Se lo gioca poi. È regolare, tutto. Quanto prende al mese? 2000 pezzi per gli impiegati. 2000 pezzi netti? Netti. Due netti lei si gioca tutti. Neanche poco. No, vabbè, insomma. Ma fa le consegne. Quello che basta. Fa le consegne. Poi fa le serate normale, quando capita le serate le faccio. Addirittura la cosa incredibile è questa, che addirittura fa giocare gente su Telegram, giusto? Invita la gente a giocare su Telegram. Invito, per forza. Ma non è per forza. Ma scusa una cosa, Parenzo, ma giocano tutti in Italia, ma fai il bravo. Solo tu non giochi tutti in Italia. Questo è vero. Tu sei l'unico al mondo che non gioca. Tu sei l'unico al mondo che non io gioca. Io gioco a Risico. Ma tu sei un poverello, ma stai a casa. Ma come fai a giocare a Risico? Ma stai a casa, Parenzo. È Monopoli. Volevo dire una cosa, signor Parenzo. Si ricorda che l'ultima puntata io e Nevi abbiamo detto che secondo noi il 95%
della gente, delle persone giocano tutti, e si è dimostrato che giocano anche gli sportivi, giocano, giocano i professionisti, questo purtroppo è vero, la verità, quindi chiaro, è un dramma vero. Allora, qui abbiamo, nella settimana in cui si è parlato di ludopatia dei calciatori, i due massimi rappresentanti della ludopatia italiana, diciamo la verità. Ovvio. Cioè noi abbiamo avuto da mesi i massimi rappresentanti che non solo non hanno vergogna a dirlo, non solo non hanno vergogna a dirlo, lo sbandiero senza problemi, tu lo sbandieri, io sono, diciamo, io sono ludopatico al 100%. E anche tu, Filippo? Al 100%. Ma si faccia curare, però. No, ma appunto, perché mi ancora curo da solo, ma io con che soldi? Non è che gioco con i soldi degli altri, gioco con i miei soldi, della mia famiglia. Sì, miei, ma lei ammette di avere una malattia o no? Malato, io devo giocare tutti i giorni per forza. Ma lei ammette di avere una malattia, cioè non si è mai rivolto a uno specialista per questa cosa? Ma cosa mi fa lo specialista? No, perché adesso le banane prende lo specialista. Le banane lo specialista. No, perché lei sa, adesso poi rivolgo la stessa domanda al dottor Nevio Rostirato. A me fa un dispiacere che tu dai spazio a queste persone che sono anche spazio. Se vuoi, umanamente, allora, sono anche simpatico, ma dare spazio a uno che sciavola, Parenzo, fresca, sai, oggi e ieri stava in gallina, ma è una roba vergognosa. Signor Parenzo, oggi ogni volta che veniamo qui alla Zanzara passiamo in un negozio molto conosciuto a Milano che vende tende per campeggio, fornellini a gas e tutto. Ho fatto anche la storia, se un domani divento stirato, gli ultimi soldi li spendo una bella tenda, un bel sacco a pelo, un fornellino a gas e vado alla Ghisolfa del ponte, che mi piace più a Milano. Tu, tu per giocare saresti disposto anche a fine non sotto c'è un po'. nessun problema assolutamente. Però diciamo la verità adesso, diciamola tutta fino in fondo. Tu che cosa hai perso col gioco, diciamola, questa possiamo, certo, confessiamo, almeno 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, sì. Mamma mia, anche immobili, tragedia. Mi sono ballato anche una casa, mi sono ballato orologi, tutto mi sono ballato. Mamma mia, scusa, che tragedia. Posso dire una cosa? No, però posso dire una cosa, questo qua è una dimostrazione di grande sincerità, perché le persone dico hanno la verità, io. Le persone hanno dei problemi a confessare i loro, diciamo, tra virgolette, allora, peccati. Mio padre mi regalò una casa 20 anni fa, una casa che era uno spettacolo, era loft di categoria, non dove abiti te, Parenzo, che te, che te risparmi anche sui mobili, risparmi. Beh, comunque, questo mi ha regalato, ma lo so io, perché lo so, siete tutti uguali voi. Comunque, mi ha regalato questa casa. A un certo punto io, la casa la utilizzavo solo per andarci con le ragazze, manco ci abitavo. Poi a un certo punto io ho detto, papà, guarda, ho avuto una bella offerta, e l'ho venduta, la casa era intestata a me, me la sono ballata in 2 anni, qual è il problema? Tutti se ne non dico ballata. La ma cifra, perché era una bella casa, quindi parliamo di parliamo di quasi 1 milione. Se vi piace così, ragazzi, ma ballate quello che la volete. Cosa incredibile è che l'altro giorno vado a Monza a fare una cosa, mi avvicina un signore e mi dice, guarda, ti devo dire una cosa di Filippo Champagne, che è il padre, è esattamente quello che mi stai dicendo tu, il padre gli ha regalato una casa, certo, mi ha detto anche la località, magari non la diciamo, ma posso anche dirla, non ho vergogna a dirlo. Bravo, vedi, tutti, cose... io dico tutta la verità sempre, sono più vero in assoluto. Allora, si è giocato una casa, cioè ha avuto una casa dal padre a Seregno e se l'è giocata me la son ballata, cioè, me la sei ballata, belle belle cose. Però uno non lo può dire con orgoglio. Ma il padre sarà rimasto malissimo. E anche lì, però, anche lì, caro Parenzo, già allora le banche, io continuavo a fare preghiere perché spendevo a giocare, a bere. Ma come? È venuto stamattina, ha prelevato 5.000, pomeriggio ne vuole altre 5.000. C'ho qua il lato del notaio, sono soldi miei, faccio quello che voglio. Con le banche. E me li voglio ballare anche come l'altra sera. Sono andato al casinò. Sì, giusto, me l'hai detto. Tratto con una vostra... Sì, poi ne parliamo. Ne parliamo dopo. Sono andato al casinò, ho vinto e ieri me li sono ballati subito. Cioè, quanto hai vinto? 10.000 euro. Come hai vinto? Che gioco? A Blackjack, il mio gioco preferito, perché io sono un mago anche lì a giocare. Che è quello che di cui è accusato, tra virgolette, Tonali, anche Zaniolo, di aver giocato. Certo, ma giocano, certo. Blackjack. Hai vinto 10.000? Ho vinto 10.000, giocavo su tre caselle, 1.500, 1.000 e 1.400, 3.900 a colpo. Io non so un cazzo. Comunque, Blackjack, una volta sulla nave ho visto giocare a Blackjack. Vuol dire che io in un secondo, quando gira le carte, gioco 4.000 euro. 4.000 euro. Quindi se vinco sono più 4.000, se perdo meno 4. Comunque, alla fine della serata hai vinto 10.000. Ho vinto 10.000, sono tornato a casa, ovviamente io ripeto, in Svizzera possono darti anche 1 milione di euro in contanti, almeno credo. Chiaramente io voglio il cash, perché a me piace il contante, a me piace il cash. Io ho le viole in tasca, mi piacciono queste cose. Sono arrivato in dogana, c'erano 5 macchine della finanza, ci hanno fermato. Da dove è arrivato? Dal casino. Quanto ha vinto? Ho vinto 9.000 qualcosa, ho giocato così, ho vinto 9.000 euro. Ma qua bisogna dire, che problema c'è? Dichiaro tutto, sono nella legalità totale, perché ripeto, quando si è dalla Svizzera o dall'Italia per andare in Svizzera o dalla Svizzera per l'Italia si può portare fino a 10.000 euro in contanti. 9.999. E addirittura, addirittura, caro signor Parenzo, i finanzieri, che per carità rispetto. Ecco, appunto. Assolutamente, ecco, ci seguono tutti, alla fine abbiamo scherzato, riso, nessun problema. Il giorno dopo com'è che te li sei ballati? Il giorno dopo
ovvero domenica, sono andato ieri, sono andato all'ippodromo e purtroppo i cavalli è andata male ieri. Non ancora contento, ho preso la macchina con un mio amico e sono tornato al casinò. E mi hanno stirato anche al tutto casinò. Tutto perso. Quindi io quando perdo godo. Che bella giornata. Mentre tornavo a casa, perché sono andato verso le 7 di sera. Quando tornavo a casa alle 11:30, visto io quando perdo godo, ho detto andiamo a mio amico, andiamo a divertirci in discoteca, voglio ubriacarmi e spingere come un pazzo. E lì è arrivata la bilancio della giornata, meno 20. Di che meno 20? 20k. Cioè meno 20, in tre giorni, il weekend meno 20. Meno 20. Però ne avevo vinti 10, quindi ho meno 10. Sarei a pari. Allora c'è da essere felici. Allora c'è da essere io felici. Io dico la verità. Che problema c'è? Fermi tutti. Ma torniamo fra poco col mitologico Filippo Champagne. L'altrettanto mitologico. Si parla, ragazzi, di ludopatia. Non c'è tema più attuale dell'utopatia dei calciatori. Che per me, però, non è l'utopatia. Perché gli utopatici soffrono. Mi sembra che questi qua non soffrano. Io godo. E questi non soffrono, ragazzi. Ma che devo. Fermi tutti. Sempre ben accolti in questa trasmissione. Voglio continuare con questo reportage del quotidiano Libero su Filippo Champagne e con Nevio Lo Stirato. Allora, Nevio, abbiamo detto, il primo è un ex ludopatico pieno di debiti che lui dice finiti in prescrizione, 65 anni, che vede espedienti. No, sbagliato, non è un espediente, è un lavoro da fa le consegne, diciamo. Faccio il corriere. Fa il corriere. Vorrebbe non farlo più, naturalmente. Beh, regolare. Vorrebbe, beh, ho capito, quelli che fanno mica sono degli sfigati. Vabbè, a me il lavoro mi piace. L'altro è un nulla facente di 50 anni che si sveglia ogni giorno alle 18. Non lavora, non ha responsabilità, indossa giacche a petto nudo. E ha come motivazione esistenziale primaria il concetto di gaina, che non c'entra nulla con le belle ragazze, ma con lo sballo, la sbronza. Il suo unico problema, il tardo pomeriggio, quando si alza dal letto, è il seguente: dove andare a bere? Voglio fare una serata al bar Armando di Cerea a Verona con la signora che ha messo il busto di Mussolini, racconta Cucciano. Tanta roba, tanta idea roba. Geniale, spingiamo con i cavalli, tanta sbocciamo roba. Da paura, tanta roba, eccetera, eccetera. Ancora, ed è là l'incazzatura del signor Filippo Champagne, dice costei che ha scritto l'articolo, dice che lui è borderline, fondamentalmente, cioè dire sul bordo della legge. Com'è che ha detto esattamente? Cioè, l'articolo l'avevo letto anch'io, che io sono ai confini della legge, della legalità, ma... ai confini della legalità. Con il casinò, ma ai confini della legalità di cosa? Al casinò può andare chiunque, ma chi è questo che ha scritto sto articolo? Ma come si permette? Io potrei anche querelarlo, ai confini della legalità andare al casinò. Al casinò può andare chiunque, non è vietato andare al casinò. O sbaglio? Chiudono i casinò. I due soggetti che potrebbero puntare tranquillamente a una delle prossime edizioni di Grande Fratello, con il solo unico scopo di farsi cacciare dopo due giorni, sono compagni di scorribande altamente discutibili. Fanno serata al casinò di Lugano, dove il blackjack gli capita di perdere parecchio. Lugano, casinò numero uno, il migliore per eccellenza. Cosa probabilmente ai confini della legalità, della decenza. Questo cosa vuol dire confini della legalità? Ma perché? Perché è illegale andare al casinò. È legale andare al casinò, Parenzo, mi risponda. Ma è legale, no? Quello assolutamente no. Cosa dice, cosa scrive sta qua? Mi dica lui. L'ultimo libro che lei ha letto, qual è? L'ultimo libro che lei ha letto? L'ultimo libro che ho letto, non lo so, non mi ricordo. L'ultimo? Mi ricordo, chiedo scusa. Sì. La biografia di Stanley Kubrick, che io sono un appassionato di cinema ed era il mio regista preferito. Quanti anni fa? Diversi anni fa, sì. Sarà vent'anni fa. Da vent'anni a questa parte non ho mai letto. L'ultimo libro è stato letto vent'anni fa. Ma chi legge i libri oggi, Parenzo? Ma chi legge i libri? Lei li legge. Tu li leggi i libri. Ma chi li legge i libri? Tu che ti alzi al mattino e ti guardi tutti i giornali e leggi i libri. Ma chi? Dimmi un giovane oggi che legge un libro. Ma chi? Sornevio, lei legge i libri o guarda Instagram? Cosa? Lei legge noi leggiamo le carte a casino, leggiamo le carte. I libri? Ma io sto cercato, non ci vedo neanche come cazzo faccio a leggere. Sto cercando. Gli occhiali. Vabbè, ce li ho gli occhiali, ma non li metto. Non li mette, non li utilizza per leggere i libri. No. Lei, le uniche cose che legge sono le carte ogni tanto. Beh, regolare. Sì, le carte, quella al computer. Sempre tutto regolare, non è regolare niente di quello che fate. Scusi, mi racconta un attimo un altro episodio della sua vita, perché qui la gente pende dalle sue labbra. Al cinema, almeno al cinema. Andate al cinema, Cinema, io sono un grande appassionato e sono anche un regista. Pensa a te, Parenzo, ti potrei anche fare un film. Come no? Ho fatto la scuola 3 anni di cinema in Svizzera. Fellini a 18 anni. Lei non è un cazzo di regista, lei è solo uno sbocciatore di champagne. Ascoltami, io non è un regista. Allora, sul vino me ne intendo, ma non mi toccare il cinema, che il cinema so tutto io. Io gliele
ne parla tutto. Ma lei dai. Non è un regista. Oliver Stone è un regista. Lo conosci Sam Peckinpah? Non andare a prendere registi Saverio facili. Saverio Costanzo è un regista. Lo conosci Saverio Sam Peckinpah? Sai chi era Sam Peckinpah? Non lei. Sai chi lei era non Sam è un regista. Rispondimi, lei Parenzo. Non è un regista. Sai chi era Sam Peckinpah? Chi era? Lei non che è un regista. Che film ha fatto famoso? Il mucchio selvaggio. Lei non è. Io ho fatto anche dei cortometraggi e mi volevano anche premiare una scuola. Ignorante, ma se non premiarlo dove? Ma come ti permetti? Scusi, lei pensi a ballare la fresca, ma lei non è. Ma lei non è. Io sono autodidatto, ho imparato da solo, ho fatto anche una scuola di cinema e ho fatto anche dei cortometraggi, li porto qua e te li guardi a casa. Ma suo padre, quando lei si è ballato la casa, si è incazzato? Direi di sì. È incazzato. La regola. Anche tuo fratello si sarà incazzato. Ma mio fratello non mi deve dire un cazzo, scusate la parola. Con mio fratello non c'è argomento. Vabbè, non si deve neanche permettermi di dirmi qualcosa. Come io non dico niente a lui. Vite separate. Isolate. Tu non l'hai manco votato, magari. Cioè, quando era. Io la Meloni ho votato l'ultima elezione. Anche lì ci sarebbe da riaprire. Che anche quella ha fatto propaganda. Poi tutte le cose che ha detto. Solo chiacchiere, Meloni. Sì. Io d'ora in poi non voto più. Vedi, però la delusione. Non voto più. La dimostrazione della delusione dell'elettorato di centro. Ma non è un elettore, è uno sbandato. Ma sbandato di che? Ma che sbandato? È un elettore come te. Il tuo voto vale come il suo. Ma no, ci mancherebbe. Questo purtroppo lo so, ma è chiaramente uno sbandato. Io non ho mai avuto problemi con la legge, quindi prima di dire sbandato. Scusi, però, signor Champagne, c'è una cosa. Lei si è ballato tante cose e lo dice e questa cosa le fa onore. Certo. Lei che cosa ha da ballarsi oggi, Levio? Le mutande. Quindi devo ballare quello che guadagno. Tu ti balli tutto di quello che guadagni. Tutto ti balli. Ma vinci qualcosa ogni tanto? No, mai. Ma io sono un perdente nato. Tu sei un perdente. Ce l'ho nel DNA. La sconfitta. Cioè, se io Parenzo, se tu giochi le schedine, sì. No? Tu mi segui su Instagram. No, non io gioco le schedine. Vabbè, comunque magari qualche tuo amico che cazzo ne so per dire. Non so, Milan Inter, io metto l'1 del Milan, Inter 5-1. È regolare. Gioco, non so, Juve Napoli, vittoria di Juve, gioca a Napoli, vai alla cassa. Sì. Cioè, tu fai tutto il contrario di quello che faccio io. Ma sai quanti mi hanno scritto fa Nevio? Che io ogni tanto davo i pronostici che Filippo faceva il video. Ma sai quanti mi scrivevano Nevio? Grazie a te abbiamo vinto. Perché tu devono giocare il contrario. Il contrario di quello che gioco io. Cioè, tu sei un perdente nato. Ma se io sono l'unico al mondo che ha giocato un cavallo che si è messo a bere, poverello. Un cavallo si è messo a bere. Io l'ho giocato. Io ho giocato Varenne. Ascoltami, povero, ascoltami a me. Io ho giocato Varenne. Sai chi è Varenne, no? Sì, certo che lo sai. Sì, Varenne imbattuto, ha vinto due come caspita Americ. Sì. L'unica volta che ha sbagliato l'ho giocato io. L'hai giocato tu. E non ho giocato due lire, ho giocato cinque pali. Ma perché è felice? Ma non capisco perché è contento. Cazzo me ne frega, l'ho giocato per farti capire che non ha mai sbagliato, l'ho giocato io. Mai giocato Varenne. Si è messo a bere, che vuol dire si è messo a bere? Cioè, allora, sai le cross country? Sai cosa sono le cose? Sai che fanno le siepi, bravo. A un certo punto sai che c'è la pozza, c'è la pozza, bravo. Questo cavallo me l'ha dato, io ti parlo tantissimi anni fa. Allora questo va in testa, facile, ho detto, vabbè, cazzo, come rubare in chiesa. Sì. Va in testa, te lo giuro, Filippo, te lo può dire, testimone. Si è fermato, si è bloccato il cavallo, si è messo a bere, ha visto la pozza, che cazzo ne so. Aspetta, il fantino, sì, te lo giuro, e il fantino continuerà a dargli, sai, ma cosa vuol dire poi, scusi, signor direttore, cosa vuol dire cinque pali? Io cinque milioni. Scusate se non vi capisco. Lei ci deve raccontare un episodio dell'ex moglie. Qual è l'episodio dell'ex moglie? Ah sì, Parenzo, adesso ti faccio incazzare, è regolare. No, ma quello è famoso, lo so già. No, questa è un'altra. Allora io quando ero giovane, avevo 17 anni, 18 anni, io vizio delle carte, ludopatico, piaceva giocare a carte. Allora, siccome io lavoravo in una ditta e mi ero infortunato, praticamente avevo i due braccia ingessati, hai capito? Sì. Allora io cosa facevo? Andavo al bar, come cazzo facevo a mischiare le carte? Non potevo neanche pisciare. E alla mia ex moglie ogni tanto mi tirava giù la pattina per farmi pisciare regolare. Allora cosa ho fatto? Lei era già sposato a 18 anni? No, ero fidanzato. Ah, ok. Me la portavo con me al bar, lei mischiava le carte e lei me ne scartava.
e stava a fianco a me, cioè a fianco a lei, metteva le carte nella mano così. È regolare, sì, perché io non riuscivo a mischiarlo. Tristezza. Ma quale tristezza, bellissimo, cose, cioè belle esperienze, cioè vuol dire che lei mi voleva un bene dell'anima. Scusi, signor Champagne, per concludere, io ho visto una sua storia con una nostra vecchia conoscenza che si chiama Asia Gianese. Certo, in queste cose. Asia Gianese è una che va anche a Dubai, insomma, un'influencer. Amica molto bella, una ragazza molto carina, molto bella. Per caso lei ha diciamo in qualche modo infranto il suo credo, dato, che quello è meglio dato, giocare che scopare? Io sono andato sabato sera, sono andato con lei, ho preso la stanza 5 stelle lusso, grazie al Casinò di Lugano, che sono dei grandi signori a differenza degli altri. Altra, a un certo punto Asia mi ha detto: dai Filippo, vuoi andare a giocare? Stiamo in camera insieme, spingiamo un attimino. No, voglio andare a spingere al Casinò, boom, rete, 10.000 pezzi. Ho indovinato anche lì, Parenzo. E allora che è successo? Alla fine com'è finita? Alla fine se la vi. Se la vi. Come se la vi? Cioè, non vuoi dire se sei infranto il... No, quando sono arrivato alle 10 lei voleva stare in camera. Ma è meglio divertirsi. 10 capo Asia Gianese? È meglio vincere 10 capo Asia Gianese? Asia è una ragazza che adoro, però preferisco 10 capo. Tutta la vita. È regolare. Allora, per te la ludopatia che cos'è? Che gente, ragazzi. Uno stile di vita. Per te la ludopatia che cos'è? Uguale. Uno stile di vita. È regolare. Dunque non sei malato. Ma no, è non hai bisogno di psicologi come Tonali. No, assolutamente no. Tonali ha iniziato un percorso, pure Fagioli, hanno iniziato un percorso da uno specialista. Andresti mai da uno specialista tu? Ma stiamo scherzando, ma di cosa, a fare cosa? Ma poi sono stirato, come a cazzo lo pago? È come se oggi, sono Cruciani, lei mi dice: Filippo, non bere più. Io voglio bere sempre. Fino a quando mi arriverà il conto sul bere prima o poi arriverà. E il conto sui soldi pure, ma sono cazzi miei, Parenzo. Ok? Ma se ti piace così. Ciao, grazie. Ciao Parenzo. Ciao Parenzo. Buonasera a tutti. Ciao. Certo, l'Italia è tutta bella.